Signori, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario del Teldarion. Oggi è lunedì 13 maggio. Buon lunedì a tutti quanti e buon inizio di settimana. Siamo qui riuniti per parlare di un tema che, diciamo, tra la giornata di ieri e oggi sta uscendo un po' fuori, sta un po', diciamo, diventando l'argomento del momento, no? E riguarda Igor Tudor. Cioè, la domanda che un po' tutti quanti si stanno facendo è: alla luce dei, diciamo, del cammino che sta facendo la Lazio ora in campionato, se fosse arrivato Igor Tudor dopo l'esonero di Garcia a Napoli, noi quest'oggi saremmo in Champions League? Io vi dirò la mia nel video e poi voi mi direte la vostra nei commenti se vi va. Prima però di parlare di questa cosa, innanzitutto like preventivo mi raccomando, e così aiutate il video a circolare. Iscrivetevi al canale che è totalmente gratis, stiamo ultimamente crescendo bene e vi ringrazio, però ci sono ancora tanti di voi che guardano i video però non si iscrivono. Fatelo perché è totalmente gratis e poi attivate la campanella perché così rimarrete sempre aggiornati. Allora, l'argomento Tudor, ragazzi, me lo tengo un po' più per il finale del video, perché prima di parlare di quello voglio parlare prima di due cose, di due argomenti. E uno è una cosa che si allaccia al video di ieri. Voglio fare un chiarimento, perché secondo me il video di ieri, da una parte di chi ha visto quel video, è stato un po' frainteso. Io da quando ero pischello mi guardavo colorato. Lo so, abbiamo avuto tutti un passato oscuro. A Colorado c'era un gruppo chiamato Pino e gli Anticorpi. Era un trio, ok? E uno di questi tre aveva una frase che è diventata, diciamo, simbolo: patti chiari, amicizia lunga. Ecco, quindi patti chiari, amicizia lunga. Perché dico questo? Perché ieri ci sono stati dei commenti, ovviamente, dove hanno espresso il loro dissenso nei confronti di quello che ho detto io, però in maniera civile, in maniera calma. E io sono contento quando succede queste cose, perché io questo canale ce l'ho innanzitutto perché voglio parlare di calcio e del Napoli, ma senza voler avere ragione. Cioè, io dico la mia, poi ognuno, diciamo, uno può essere d'accordo, uno può essere in disaccordo. Se sei d'accordo lo dici, se sei in disaccordo dici il tuo disappunto, però l'importante è non oltrepassare il limite, no? Sappiamo tutti quanti che l'argomento De Laurentiis è un argomento comunque che è abbastanza, diciamo, piccante, no? Caliente. De Laurentiis non è una persona esente da critiche, ok? Quando sbaglia è giusto farlo, così come si criticano i calciatori e gli allenatori, va criticato anche De Laurentiis. Però non è questo il punto del video, è un altro. Io quando dico che ADL è un prenditore e non un imprenditore, mi riferisco esclusivamente alla parte, diciamo, del patrimonio immobiliare, no? Perché tu in 20 anni, se non hai costruito stadio, un centro sportivo, una sede o una casa per le giovanili, non è perché non puoi, ma perché non vuoi. O comunque, non, secondo te, non è una cosa conveniente che non ti porta benefici, ok? Io sarei un pazzo se io qui mi mettessi a criticare i risultati sportivi degli ultimi 19 anni. E nel video di ieri l'ho anche detto, mi sono segnato proprio il minutaggio, minuto 12:37. Io dico una cosa precisa: De Laurentiis negli anni passati ha fatto bene perché si è affidato a gente che di calcio ne capisce più di lui. E ho parlato di Bigorn, di Marino, di Giuntoli, di Benitez, ok? Quindi io quando dico quella cosa è perché sto appunto difendendo il suo operato negli ultimi 19 anni dal punto di vista dei risultati sportivi. Le critiche che io ho fatto nel video di ieri sono critiche riferite solo ed esclusivamente all'anno attuale. Io sarei un pazzo se mi mettessi qui a criticare quello che ha fatto negli 19 anni passati. Ci sono stati dei momenti che ha fatto male, ma nel complesso non si può dire che il Napoli De Laurentiis sia un Napoli che abbia fatto male. E qui apro un'altra mini parentesi molto veloce. Su questo canale il 70% degli iscritti è over 35. Quindi questo che vuol dire? Vuol dire che la gran parte di voi è gente che ha vissuto il fallimento e in parte anche l'ultimo Napoli di Ferlaino. Poi c'è gente anche più, diciamo,
veterana degli over 35. Ci sono addirittura over 40, over 50, quindi sicuramente tanti di voi hanno vissuto il Napoli di Ferlaino, il Napoli di Maradona. Io mi sono sempre considerato un privilegiato e un fortunato, e l'ho detto in varie volte, perché io ho vissuto la parte forse migliore della storia del Napoli dal punto di vista dei risultati e anche della tranquillità, perché noi comunque con De Laurentiis non abbiamo mai avuto il pericolo di riscomparire come era successo in passato. Io seguo il Napoli dal 2007, quindi da quando è tornato in Serie A, e ho visto soltanto cose in crescendo, pur se ogni tanto qualche passo falso, qualche caduta c'è stata, perché comunque in 20 anni non è vero che si è sbagliato solo quest'anno, perché io mi ricordo l'anno di Ancelotti. Mi ricordo l'anno 2008, quello subito dopo la promozione. Quindi dei passi falsi ci sono stati, ma è oggettivo che sono stati di più i passi fatti bene che quelli fatti male. Ok? Quindi io quando critico De Laurentiis lo critico sempre in relazione a quello che ha fatto quest'anno, perché quello che ha fatto quest'anno è sbagliatissimo. E se l'anno prossimo o comunque tra i prossimi mesi lui capirà gli errori fatti e rimedierà subito, io non ho problemi a dire che avrà fatto bene. Io ragazzi, non sono uno che odia a prescindere, che prende come bersaglio qualcuno a prescindere o l'esatto contrario. Cioè, io su questo canale non mi vedrete mai fare la 16 o il tutto a poster. Io commento quello che vedo in tempo reale. Ora adesso dico una cosa un po' a tutti quelli che mi accusano ogni tanto, no, perché ogni tanto, periodicamente, c'è qualcuno che viene e accusa così senza motivo. Questo è un po' un avviso a tutti quanti, perché magari qualcuno non sa, non è a conoscenza di sta cosa, però io ho fatto una cosa sul canale e l'ho fatta volutamente perché così si può evitare di dirmi certe cose. Se voi andate sul mio canale e scendete proprio in basso fino all'ultimo, vedete qui sotto c'è un bel paragrafo chiamato Archivio Stagioni. E qui ci sono tutti i video della stagione 23-24, 22-23, 21-22. Io ho iniziato nella stagione 21-22, la prima di Spalletti. Consiglio a queste persone, quando hanno tempo e se hanno voglia, di andarsi a vedere un po' qualche video di questo, diciamo, archivio. Perché? Perché io, ragazzi, 2 anni fa stavo qui a difendere la società e a difendere specialmente Spalletti, perché era il periodo, no, della panda. Vi ricordate lo striscione? Spalletti, te la diamo noi la panda, basta che te ne vai. Io ero qui a difendere Spalletti e a difendere la società dopo quella contestazione in Napoli-Sassuolo, perché dopo il Covid e dopo 2 anni dove non sei andato in Champions, per me era impensabile criticare la società e Spalletti perché non si era vinto lo scudetto. Ero anche qui un anno e mezzo fa, nell'estate di un anno fa, che ero preoccupato perché c'era stato il cambio, no, via tutti i senatori, Koulibaly, Insigne, Mertens, e arrivano questi nuovi ragazzi sconosciuti. Ero preoccupato, ma io non sono mai partito con il criticare a priori. Io ho sempre dato il beneficio del dubbio, ho sempre dato tempo, perché è giusto dare tempo. Poi il tempo mi ha tranquillizzato e esattamente un anno fa e qualche settimana, il 5 maggio dell'anno scorso, dopo Udinese-Napoli, io ero qui con le lacrime agli occhi perché stavo piangendo di gioia e avevo detto a De Laurentiis grazie perché mi hai regalato un sogno in cui io avevo perso totalmente le speranze. Quindi a me non si può dire che sono una 16 o un tutto a poster. Io parlo in base a quello che succede in tempo reale. Se oggi De Laurentiis fa una cosa di sbagliato, io lo critico. Ma se questa cosa poi viene corretta tra qualche mese, io non mi farò problemi a venire qui a dire bravo De Laurentiis, hai capito i tuoi errori, perché a me interessa il bene del Napoli e quest'anno De Laurentiis non ha fatto il bene del Napoli, ma sono anche convinto che lui comunque, cioè, su De Laurentiis si possono dire tante cose, no? Ma intanto cambio perché volevo farvi vedere quella cosa. Su De Laurentiis si possono dire tante cose, positive o negative, però di certo su questo sono convinto, De Laurentiis non è stupido. Lui è il primo che ce l'ha da perdere più di tutti. Io do sempre il beneficio del dubbio. Se poi l'anno prossimo ripeterà le cose che ha fatto quest'anno, e allora là ragazzi dobbiamo seriamente preoccuparci, perché poi io nel video di ieri ho
ho usato il periodo ipotetico. Il periodo ipotetico si impara alle scuole medie. Se De Laurentiis ripete gli errori di quest'anno, allora, ok, quindi se lo ripete succederà qualcosa di negativo. Se invece ha imparato la lezione, allora io non ho preoccupazioni. Ok, quindi volevo chiarire questa cosa. Ah, poi l'ultima cosa. Se tra di voi c'è gente che non si fa problemi a offendere e criticare i calciatori, ci mette un nanosecondo a criticare i calciatori e gli allenatori, ma contemporaneamente pensa che De Laurentiis sia inattaccabile perché ha fatto 19 anni bene, 19 poi, e uno male e quindi non può essere criticato, allora siete pregati di pigliare e di iscrivervi, perché qui nessuno è esente da colpe o da elogi. Quando si fa male lo si dice, ma non è che mo hai fatto 18 anni precedenti bene e quindi non sei attaccabile per quest'anno. No, tu sei attaccabile perché hai fatto male quest'anno, poi se dalla prossima ritorni a fare bene, io non sto qui a dire niente a nessuno, perché io non ci guadagno niente dal criticare o da elogiare qualcuno. Ok, io qua faccio il tifoso, sono uno come voi, sono un tifoso che dice il mio punto di vista. Poi ognuno è libero di dire e fare quello che vuole. Detto questo, chiusa questa parentesi che sarà uscita anche abbastanza lunga, andiamo a parlare delle cose che ci interessano. Allora ragazzi, ieri è stata una giornata molto importante, innanzitutto perché il Bologna e la Juventus sono andati ufficialmente in Champions League. Ora, beh, sulla Juventus non ci sto tanto a parlare perché era abbastanza prevedibile inizio anno che tornasse in Champions. Voglio soffermarmi un attimo sul Bologna perché ragazzi, io sono onestamente contento. Sono onestamente contento che il Bologna sia arrivato in Champions League, perché innanzitutto è una bella favola e nel calcio queste favole servono, perché è una di quelle cose che ti fanno conciliare col calcio. Erano circa 20 anni che non andavano in una competizione europea e sono più di 60 anni che non andavano allora nella Coppa Campioni. Questo è un discorso che si lega anche al Napoli di quest'anno, perché Bologna è una società che ha lavorato veramente bene in tutti i settori, e lo ha detto anche lo stesso Thiago Motta nella conferenza post partita col Napoli, qui ognuno fa il suo dovere nel merito della sua posizione, delle sue competenze, e questa secondo me è anche una mezza frecciatina a De Laurentiis. Quindi io sono contentissimo, è bello che una squadra come il Bologna vada a prendersi certe soddisfazioni, e poi ragazzi hanno lavorato bene ed è giusto che il lavoro ben fatto sia ben pagato. Ora vediamo come gestiranno la stagione prossima. Sono curioso di vedere come si muoveranno. Thiago Motta io penso che al 99% lascerà Bologna, quindi sarà curioso vedere chi verrà al suo posto. Però di una cosa sono sicuro: il Bologna ha tra le sue file veramente, io penso, il miglior DS d'Italia in questo momento, che è Sartori. Ragazzi, Sartori fa il direttore sportivo in Italia dal 1992, quindi sono 32 anni che fa il direttore sportivo. In questi 32 anni Sartori ha portato in Champions il Chievo Verona, l'Atalanta, che era l'Atalanta che faceva la squadra ascensore, e il Bologna. E capite bene che con queste tre squadre andare in Champions è un qualcosa di storico, che rimane nei libri di storia. E io veramente pagherei di tasca mia per vedere Sartori al Napoli. Ovviamente sempre con quel discorso di base che ho fatto ieri, cioè che viene a fare il suo lavoro senza troppe intromissioni da parte di gente che ne capisce meno. Complimenti al Bologna in generale, perché è stato fatto un lavoro perfetto, e vi spoilerò già che avrà sicuramente uno dei voti più alti nel mio pagellone della Serie A, che penso tra a fine campionato farò insieme a mio padre. Ecco, quindi vi faccio questo spoiler, preparatevi, perché appena finita la stagione faremo i pagelloni del Napoli e ci divertiremo a dare i voti. Quest'anno ci sarà il pagellone sulla Serie A e poi ci sarà anche il classico, la reazione al pronostico che abbiamo fatto a giugno io e papà, dove piangeremo sangue. Detto questo, passiamo adesso all'Atalanta, perché ieri sera c'è stata Atalanta-Roma, che è finita soltanto 2-1, e dico soltanto perché ragazzi, l'Atalanta ieri, se avesse fatto 6, 7, 8 gol, penso che nessuno avrebbe detto niente.
La partita di ieri ti fa capire anche quanto il calcio sia beffardo, perché l'Atalanta sul 2-0, dopo che si è mangiata letteralmente 4-5 occasioni, prende il rigore e si rischia di riaprire la partita. Io però cito l'Atalanta perché volevo fare, diciamo, ieri ho fatto un tweet, diciamo, abbastanza polemico, che adesso vi faccio vedere. E il tweet in questione è questo qui. Allora, io ieri sera scrissi: l'Atalanta a 2 giornate dalla fine è quinta in Serie A e quindi in Champions League, in finale di Coppa Italia e in finale di Europa League. Perché ho fatto questo tweet? Perché volevo tirare in ballo quella famosa questione che qui a Napoli piace molto a una parte di tifosi, ma anche a una parte dei media, cioè usciamo dalle coppe perché così il Napoli si concentra solo sul campionato e può andare in Champions o comunque lottare per lo scudetto. Cari miei, l'Atalanta è proprio uno di quegli esempi perfetti che va a smentire questa teoria, perché l'Atalanta è in finale di due coppe addirittura, due, e in contemporanea è anche in Champions League tramite il campionato. Ma perché ha fatto questo? Perché innanzitutto c'è un allenatore che sa gestire la rosa e la sa fare ruotare in base alle esigenze del momento. L'Atalanta ha avuto dei passi falsi, specialmente qualche settimana fa quando era ancora nelle fasi calde dell'Europa League. Però ha saputo rimediare, ok? Tu, se hai una rosa profonda e hai un allenatore che è capace di gestire le rotazioni e sa quindi destreggiarsi tra campionato e coppe, allora tu puoi tranquillamente arrivare al tuo obiettivo stagionale in campionato e contemporaneamente andare avanti nelle coppe. Non sta scritto da nessuna parte che se tu esci dalle coppe allora fai meglio. Anzi, il Napoli storicamente, quando usciva dalle coppe, prontamente faceva poi peggio. Faceva tutto il contrario di quello che si diceva. E poi, ragazzi, uscire dalle coppe per dedicarsi solo al campionato è un ragionamento provinciale. Perché io lo ripeterò fino allo sfinimento, noi non abbiamo una storia tale da snobbare le competizioni in generale. Ho voluto fare questo collegamento un attimo col Napoli perché è sempre cosa buona e giusta di dire questo. Passiamo adesso all'argomento del video. Tudor. Allora, ieri Tudor e la Lazio hanno battuto l'Empoli 2-0. Vi ho messo qui il tweet di OptaPaolo che ci dice appunto che da quando è arrivato Tudor alla Lazio ci sono stati praticamente 16 punti conquistati in 7 partite, quindi 16 punti su 21. Nessuna squadra ha fatto meglio nella competizione in questo periodo. Addirittura la Lazio ha pareggiato il dato dell'Inter. La Lazio, tra l'altro, ragazzi, è a livello di classifica. Adesso voglio un attimo vedere la classifica di Serie A. Quanto è bello che sta facendo tutto improvvisato, eh? Ecco, la Lazio in questo momento è settima a un punto dalla Roma ed è a 4 punti dalla zona Champions. Però la zona Champions credo che ormai sia andata. Però comunque una svolta c'è stata, perché la Lazio, se vi ricordate, qualche mese fa era comunque decima, nona, era sotto il Napoli. Adesso si trova sopra e anche di tanti punti, perché la Lazio adesso è a 8 punti dal Napoli. Ora, dopo la vittoria di ieri della Lazio, qui a Napoli si è parlato di una cosa, cioè: se il Napoli avesse preso Tudor a novembre, oggi saremmo in Champions League tranquillamente. Allora, vi dico la mia su questa cosa. Ovviamente ditemi la vostra nei commenti. Come ho detto anche un'altra volta, il calcio non è matematica. Cioè, se tu prendi Tudor, non è detto che se lo metti a Napoli hai lo stesso rendimento. Ci sono troppe variabili in gioco. Io a novembre, anzi, anche prima, perché per me Garcia andava esonerato dopo Napoli-Fiorentina e ci sono i video che lo dimostrano. Andatevi a vedere il post partita di Napoli-Fiorentina dove dico Garcia va esonerato adesso perché c'era la pausa subito dopo e quindi il nuovo allenatore poteva entrare anche con un calendario più agevole di quello che ebbe Mazzarri. Ero uno di quelli che sponsorizzai tanto Tudor. Dissi all'epoca: Tudor è l'unico allenatore che ci può salvare la stagione. Poi sappiamo che De Laurentiis non l'ha voluto prendere perché Tudor chiedeva 2 anni, chiedeva un progetto pluriennale. Invece De Laurentiis voleva un allenatore che arrivasse a giugno e che se ne andasse perché poi doveva ricominciare il progetto. E questa cosa è cioè interessante perché poi se De Laurentiis non prende Tudor perché va a prendere poi Pioli,
dico lì non è la meglio via Tudor. Se invece tu non prendi Tudor perché a giugno vuoi prendere un Conte e un Gasperini, è un altro paio di maniche. Il potenzialmente risollevare il Napoli non vuol dire che sarebbe successo a priori, cioè noi non possiamo dire che Tudor col Napoli sarebbe in Champions League in ciabatte, perché non possiamo fare i maghi e prevedere. Di certo, su questo sono convinto, non ci sarebbe stato il tracollo che c'è stato con Mazzarri e con Calzona, perché comunque Tudor è un allenatore che tiene tutti sugli attenti, che tiene lo spogliatoio sul pezzo, e secondo me quello serviva. Poi dal punto di vista tattico, sai, Tudor è uno che gioca con la difesa a 3, ci sarebbe stato sicuramente un piccolo periodo di ambientamento, perché i vari giocatori dovevano magari assimilare nuove metodologie di allenamento, nuovi dettami tattici, perché passare da Garcia a Tudor è uno stravolgimento sotto tutti i punti di vista. Però la cosa certa su cui io metto la mano sul fuoco è che tu con Tudor oggi sicuramente saresti almeno in Conference. Una Coppa Europea l'avresti fatta sicuramente. Secondo me con Tudor potevi stare là, al sesto posto, che ti lottavi il quinto. Ma io non dico che il Napoli con Tudor sarebbe andato in ciabatte proprio sicuro. Questo non lo dico, perché non si può prevedere. Dall'altra parte Tudor, ragazzi, come ho detto prima, è uno che ti tiene i giocatori sul pezzo. Noi non sappiamo. Allora, io non so come è fatto lo spogliatoio della Lazio, le personalità che ci sono dentro. Ci ricordiamo la storia, no? Sarri si era dimesso dalla Lazio. Perché? Perché non aveva più lo spogliatoio in mano. Può essere che lo spogliatoio si era fatto un esame di coscienza, ha detto: ragazzi, ora qua dobbiamo metterci a servizio un nuovo allenatore e basta fare figuracce. Ci sono tante variabili che vanno tenute in considerazione. E un'altra cosa importante, Tudor comunque è arrivato in un momento buono per la Lazio. Perché? Perché se noi andiamo a vedere il calendario della Lazio, praticamente Tudor è arrivato il 30 marzo in Lazio-Juve. E Lazio-Juve è stato l'unico scontro diretto insieme alla Roma fino ad ora. Cioè, Tudor ha giocato 7 partite in campionato. Ha giocato contro Juve e Roma. Poi ha giocato con Salernitana, Genoa, Verona, Monza e Empoli. È un calendario comunque fattibile per una squadra come la Lazio. Se Tudor fosse arrivato al posto di Mazzarri, nelle tempistiche in cui è arrivato Mazzarri, vi ricordate Mazzarri come è esordito? Atalanta, Juve, Inter e in mezzo il Real Madrid. Noi non possiamo sapere se Tudor poteva fare meglio di Mazzarri, cioè poteva tranquillamente fare anche peggio, fare 4 sconfitte su 4. E con 4 sconfitte su 4, secondo voi l'ambiente non si sarebbe già rivoltato? Avrebbe detto: no, Tudor non è buono, fa... Cioè, capito? Quindi ci sono varie variabili da tenere in gioco. Però la cosa che voglio essere chiaro e su cui sono certo è che tu con Tudor salvavi almeno il record, siamo tot anni di fila in Europa. Perché sono sicuro che la Conference almeno l'avresti fatta. Stavi qui, tra il sesto e il settimo, con possibilità di arrivare al quinto posto. Su questo ci metto la mano sul fuoco. Quindi, detto questo, ragazzi, il video finisce qui. E sarà uscito un video un po' lunghetto, me ne rendo conto, però... intanto rompo i quaderni. Era importante fare questo video. Detto questo, fatemi sapere un po' la vostra nei commenti riguardo tutto quello che abbiamo detto in questo video. Lasciate un bel like, mi raccomando, se il video vi è piaciuto, e iscrivetevi perché è totalmente gratis. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima, ragazzi, e sempre e comunque Forza Napoli, sempre.